stata presieduta dal vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola, Monsignor Armando Trasarti, la messa in occasione della ricorrenza di San Matteo, santo patrono della Guardia di Finanza. Alla funzione religiosa, tenutasi alla cattedrale fanese, hanno partecipato le autorità cittadine provinciali, i militari in servizio delle tre compagnie del territorio ed i finanzieri in congedo. Al termine della celebrazione, il comandante provinciale, colonnello Andrea Rizzo, a nome di tutte le Fiamme Gialle, ha rivolto un sentito ringraziamento al vescovo per le parole di sostegno e di vicinanza indirizzate agli appartenenti al corpo e alle loro famiglie. Sì, abbiamo deciso di celebrare in quel di Fano la ricorrenza del nostro santo patrono, a sottolineare l'importanza di questo territorio sotto il profilo socio-economico, territorio che necessita della presenza della Guardia di Finanza, proprio per garantire la sicurezza economico-finanziaria a vantaggio di tutta la collettività. Quindi siamo ben lieti di essere ospiti nella città della fortuna e di essere stati onorati dalla presenza del prefetto e di tutte le altre istituzioni locali. È un momento in cui si fanno un altro tipo di bilanci, non il rendimento e i risultati dei servizi ottenuti, ma è un momento per ricordare le persone a noi care che non sono più tra noi.